Si chiama Rebecca Calam ed è la donna protagonista della disavventura di cui ella stessa è stata per l'appunto protagonista. È un agente di polizia la quale sarebbe stata costretta, quindi obbligata a spogliarsi, fino a rimanere in intima in mutandine in un'esercitazione. La donna poi ha deciso di sporgere denuncia querela per discriminazione e molestia sul posto di lavoro. E è riuscita, pensate, a vincere. Ha vinto un risarcimento da ben 34.000 euro circa. Questa donna, ispettore di polizia, ufficiale, diciamo così a livello lavorativo, quando per l'appunto un ufficiale a cui è stata rivolta la frase solo perché hai detto non vuol dire che tu non possa fare le flessioni. È stato quindi addirittura chiesto di posare per un servizio fotografico quando era incinta. La donna di 40 anni di età quindi si è vista costretta a emettere una denuncia querela e poi ritirarsi dal posto di lavoro per motivi medici. Va bene. La donna quindi ha denunciato la polizia del West Midlands nel Regno Unito per discriminazione e conseguente molestia, con tanto di risarcimento del danno. Va bene. La polizia dovrà pagare dunque 34.000 euro alla donna, e sono anche pochi, mi permetto di dire. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi e commentate. Ciao a tutti e una buona giornata.